Ore 12:30, 6 febbraio 2012. Le condizioni meteorologiche stanno gradualmente mutando. C'è un vento tremendo, lo potete vedere dalle piante che si muovono, dalla bandiera che sventola fortemente. C'è qualcuno che cerca di liberare la macchina, ormai copiosamente ricoperta di neve. La temperatura è di meno un grado, 0 gradi circa, e in questo momento cade qualche fiocco di neve. Questa è la situazione della strada. In verità non totalmente impercorribile, ma la cosa che ci preme sottolineare è ancora una volta quella dell'immondizia, che nonostante il comunicato stampa dell'assessorato al ramo avrebbe dovuto essere ritirata oggi, e che invece alle ore 12:30 sta ancora sotto i pattoni. Dopo poi vedremo un'immagine più dettagliata degli altri pazzi con l'immondizia ancora sotto i pattoni. Vedete il vento com'è forte? Vedete come si muovono i rami degli alberi? La temperatura percepita è abbondantemente al di sotto dello zero. E anche questo, dobbiamo dire, erano delle condizioni meteorologiche abbondantemente annunciate. Oggi, stamattina, su Il Vaglio, giornale online di Benevento, è apparso un comunicato dell'ufficio stampa del comune di Benevento, in cui si diceva che le condizioni meteorologiche sarebbero peggiorate a partire dalle 13, quindi siamo molto vicini a questo orario, e come ve la confermava il sito dell'aeronautica militare, e si diceva che le previsioni avevano avuto una, diciamo, dilazionamento nel tempo di circa una giornata, per cui quello che era previsto per ieri in realtà vale per oggi. A dire il vero, noi questo lo avevamo già sottolineato dal momento che ci siamo rifatti alle previsioni meteorologiche estremamente attendibili dell'Istituto Meteorologico Norvegese, previsioni che sono già da qualche giorno presenti sul nostro sito San Giorgio a 5 stelle blogspot.com. Questo è quanto accade adesso, a più tardi per gli aggiornamenti. Un piccolo aggiornamento relativo alla situazione della raccolta differenziata: volevo farvi sottolineare come in questo punto di via San Giacomo, ad esempio, l'immondizia giaccia coperta da abbondanti 20-30 cm di neve, è stata presumibilmente deposta stanotte, sono le 12:25 e nessuno l'ha ancora ritirata. Vediamo che comincia a nevicare. Sarà mai ritirata quell'immondizia o sarà destinata a rimanere a marcire sotto la neve per qualche giorno? Vedremo.